esperienza di alternanza scuola-lavoro all'estero, il ponte interrotto tra Grecia e Sicilia. Protagonisti gli studenti del liceo classico Nicola Spedalieri e dell'IPSEO Carlo Wojtyla di Catania, che in completa sinergia hanno valorizzato risorse umane e culturali nell'ambito di percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro per lo sviluppo di tematiche professionalizzanti nei rispettivi indirizzi. Hanno appena concluso il primo step di un progetto internazionale di alternanza scuola-lavoro con un breve soggiorno ad Atene dal 4 al 10 marzo 2018. Le due scuole catanesi hanno realizzato due progetti complementari, il ponte ininterrotto Grecia e Sicilia, indirizzato alle classi di terzo e quarto anno del liceo classico e dello scavo al piatto, destinato alle tre classi di quarto anno degli indirizzi di accoglienza turistica e di enogastronomia, in cui sono stati impegnati rispettivamente 42 studenti del liceo classico e 13 studenti dell'alberghiero. In collaborazione con enti prestigiosi sul versante della cultura europea, fra cui l'Istituto Italiano di Cultura di Atene, dirigente e tutor dottoressa Monica Zecca, la Scuola Archeologica Italiana di Atene, la Scuola Statale Italiana di Atene, liceo scientifico dirigente Emilio Luzzi. Sono state create le premesse per un legame significativo, un ponte tra scuole di indirizzi da sempre considerate lontane e diversi, per esprimere nei diversi campi delle formazioni le competenze di settori caratterizzanti di ciascun indirizzo. Riflettori puntati, grande applauso e folto pubblico internazionale, presente l'artista Valentina Potamianori, pronipote di Cibele, attrice greca pirentegliana, la cui statua si trova all'ingresso del Museo del Teatro di Atene per l'interessante convegno all'Istituto Italiano di Cultura di Atene, dirigente dottoressa Monica Zecca. Si apre il convegno con il concerto ai tempi di Ottone, eseguito dagli alunni del liceo classico Spedalieri, Gabriele Spagnolo, quarta B, e al pianoforte accompagna la splendida voce di Alice Riolo, quarta D. Introduce la dottoressa Monica Zecca con un riconoscimento ai grandi autori e relatori. Gabriele, appunto, di suonare qui per noi, li ringraziamo e la togliamo con un lungo applauso. Thank you.
ospiti d'eccezione per il convegno da Pirandello a Kazantzakis, due drammaturghi al confronto, ricordando i Pirandello nel 150° anniversario della nascita di Luigi, con i grandi relatori, professoressa Sara Zappulla Muscarà, ordinaria letteratura italiana Università Catania, che con la sua interessante e affascinante relazione, grazie alla presentazione del suo video, ha suggestionato con la voce di Pirandello la platea. Noi questa avventura culturale lo farei molto volentieri, ma ho troppo rispetto per la lingua francese e non vorrei storpiarla con la mia pronuncia. Pirandello me dit qu'il a trop de respect pour la langue française pour l'estropier avec sa prononciation italienne. Mais il exagère et il est très capable de faire en français au moins une brève déclaration. Je voudrais simplement exprimer ma gratitude au public français qui a été l'un des premiers à me fêter et à me comprendre. Il professore Gerasimos Zoras, ordinario di letteratura italiana Università di Atene, ha richiamato l'attenzione sottolineando analogie differenti dei due grandi drammaturghi del secolo e le traduzioni di Pirandello eseguiti da Kazantzakis, cui sono seguiti lunghissimi applausi. O meglio, riscrivere la loro storia, cioè sulla base della tragedia di Eschilo, l'opera Goethe e l'opera di Shakespeare. Let's go! Hop! Again! Hop! Down! Su le vesti. Boss, I have so much to tell you. I never loved a man more than you. Hop. Hey, boss! Did you ever see a more splendiferous crash? You can laugh too, huh? Hey, you laugh! Ha moderato l'incontro Leila Battiato. Al tavolo dei relatori, dottoressa Daniela Di Piazza, dirigente scolastico Istituto Alberghiero Carolo Voittila Catania e reggente liceo classico Nicola Spiedalieri. Molto orgogliosa di essere alla presa di questi splendidi ragazzi che abbiamo visto intanto in questa introduzione con questa bellissima performance che non è potuta essere altro che un modo per proprio socializzare l'amore per la Grecia. Liceo classico Spiedalieri. E al professore Napoli che in quanto mio primo collaboratore, mio vicario, mi supporta sempre in tutte le attività in maniera esemplare. Abbiamo qua un nostro studente, rappresentanza di tutti, Matteo Cicero, che desidera personalmente consegnare da parte nostra questa targa alla dottoressa Anzecca. Grazie. Vuoi dire qualcosa, Mattia? Consegnare la targa di riconoscimento all'Istituto Italiano di Cultura di Terre. Ricordiamo la celebre frase dello scrittore, filosofo, giornalista Nikos Kazantzakis: Rem favare tipota, rem bigio tipota, imer elefans. Si è concluso l'evento con un interessante scambio di targhe e l'omaggio all'Istituto Italiano di Cultura di Atene, volumi carteggi Salvatore Maiorana Caltabiano, politico, economista, ministro del re Vittorio Emanuele II e Umberto I. Ha consegnato il pronipote Carlo Maiorana Gravina alla dottoressa Zecca. Maiorana con tutta la storia appunto di Catania e particolare. Diamo qui la parola alla nostra grande artista stasera presente, Valentina Pota, che
lo diciamo ai nostri spettatori, quando voi andate ad Atene e c'è questa bellissima statua nel museo del teatro di Atene ed è la bisnonna Cibele. Ecco, spieghiamo cosa Cibele ci rappresenta. Grazie, felicitazione all'Istituto Italiano, un livello molto alto e anche profondo, ma la maniera di presentare tutto ai giovanotti era tanto leggera e pirandelliana. Testimonianza della sinergia tra i due scuole, continua la serata con la degustazione di piatti siciliani in un percorso di arcocibo con gli alunni del Carolo Wojtyla, capitanati dal professore Giuseppe Floresta e coordinati dalla professoressa Graziella Guerrero. Arancinetta agli agrumi di Sicilia, insalatine di arance e finocchi, polpetti in foglia di limone, cannoli di vari gusti e semifreddo alle mandorle hanno allietato la serata con enorme successo. Apprezzati i prodotti siciliani ben realizzati e presentati. Dottoressa Pili, vedo che sta assaggiando i cannoli siciliani. Allora, ci dà un giudizio di questi cannoli siciliani? Tutto buonissimo, bravissimi i ragazzi dell'alberghiero, grazie ancora per il buffet che avete organizzato, siete stati eccezionali. Professore Carmelo Napoli, liceo classico Nicola Spedalieri è il primo collaboratore, anche lei è stato vicino a noi in questo progetto, questa serata? È una serata particolare perché credo che in questo momento in cui ci sono tanti nazionalismi che riemergono è il momento in cui possiamo dire che l'Europa si incontra attraverso sempre la cultura, alla quale aggiungiamo anche un altro tipo di cultura che è appunto quello legato alla cucina, no? Per cui due istituti completamente diversi per vocazione e due diciamo nazioni che hanno sofferto nel passato si incontrano per poter dare questo contributo e per poter dimostrare come un'Europa appunto si può costruire, e questo ponte tra Sicilia, no? Tra Catania ed Atene è appunto una testimonianza. Ciao a tutti da Atene, dall'Istituto Italiano di Cultura. Arrivederci e grazie. A presto a Catania. Lo so di parari sono ogni vini, sciuri, sciuri, sciuriti tutto l'anno, l'amore camera stitti il collo, sciuri, sciuri, sciuriti tutto l'anno, l'amore camera. Due scuole hanno approfondito i loro interessi culturali tra visita all'Acropoli, al Museo Archeologico Nazionale, al Museo Benachi, Epidauro e Micene. Gli studenti dell'alberghiero sono stati coinvolti anche in un'interessante visita alla struttura alberghiera Electra Metropolis Hotel 5 Stelle e alla Scuola Statale Italiana di Atene, Liceo Scientifico. Thank you.
kermesse di sapori, dei piatti tipici della tradizione siciliana in gara con una scuola di cucina greca, matemata Maggiorichess all'Istituto Italiano di Cultura, con una competente giuria formata da Monica Zecca, Carmelo Napoli, vicario del liceo classico Nicola Spedaleri, Stiliana Calisperato, Andreotti Siggiannis e Silvia Verzi. Per l'Istituto Alberghiero, frittelle di favette su salsa di yogurt al finocchetto, cuori di carciofo al cumino. Per il primo piatto. Secondo piatto, chianelle di ricotta al miele, asparagi alla birra. La brigata dell'Alberghiero, capitanata dal professore Giuseppe Floresta, riceve premio per la creatività, il piatto con i carciofi. Targa del gusto, il piatto con gli asparagi. Beh, direi che sono proprio tratti dalla cucina povera quotidiana, no? Rielaborati davvero in maniera creativa, con un sapore particolare, molto delicato, che si sposa bene, che sposa bene tutti gli ingredienti. Sì, sono d'accordo col professore, questi sono degli ingredienti tipici della cucina greca moderna, ovviamente, non, mentre prima abbiamo avuto una ispirazione più classica. Qui invece sì, ci riferiamo alla cucina appunto moderna, contemporanea greca, non solo contemporanea, ma comunque quella che si mangia tutt'oggi. E il polipo, che è sicuramente un classico, e anche questo purè di cosiddetta fava, che appunto che ci cerchia eccetera, che è molto classico nella cucina normale, nella cucina povera, nella cucina quotidiana. Quindi è interessante come poi li hanno, diciamo, elevati, ecco, in questo senso. La squadra formata da Grasso Alice, Scuderi Micol, Todero Costanza, Marletta Eleonora, Marletta Sharon, Bertino Samoa, Stancanelli Serena, Cantareo Salvatore, Pereira Curanage Anutara, Andolfo Maria Chiara, Pesce Giorgio, Romeo Federica Francesca, Biamonte Gabriele, Andrea Maria. Piatti della scuola di cucina greca: polipo con purea di cicore su base di pane di caruppa, agnello ripieno di peperoni con kefalo groviera. Il dirigente scolastico, dottoressa Daniele Di Piazza, ha sempre creduto fortemente nel valore culturale e formativo del progetto e nella capacità dei docenti delle due istituzioni scolastiche di cooperare per raggiungere l'obiettivo del successo dell'iniziativa, con eventi di notevole spessore culturale in grado di emozionare i giovani studenti. A ciò si è aggiunto anche l'apprendimento dello studio neogreco grazie alla convenzione stipulata con il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di Catania e alla collaborazione con il Centro di Certificazione Internazionale e l'Inomatea di Catania. Tutto responsabile la professoressa Maria Fabio Floni. Stage linguistico presso il quinto liceo generico di Glifada, l'accoglienza all'interno delle classi del liceo ateniese, oltre a favorire lo scambio linguistico, ha vissuto straordinari momenti di affiatamento e di socializzazione, culminante in uno spettacolo di danze greche curato dagli studenti della scuola greca. Si ringraziano i docenti accompagnatori per il liceo classico Nicola Spedalieri di Catania, il professore Carmelo Napoli vicario, la professoressa Silvia Verzi, la dottoressa Calisperato e la professoressa Maria Fabiola Florio, tutor del progetto. Per l'Istituto Alberghiero Carolo Wojtyla, la professoressa Graziella Guerrero, il professore Giuseppe Floresta e Leila Battiato, referente tutor e responsabile progetto Carolo Wojtyla. I giovani hanno sperimentato la voglia di vivere in una grande e avvolgente capitale europea, ricchissima di tesori della cultura classica, ma anche accogliente, moderna e vitale. Per il prossimo anno scolastico il progetto biennale si prepara già ad organizzare nuove ed interessanti iniziative. Si ringraziano ancora il Comune di Catania, la Regione Sicilia, la Federazione delle Comunità delle Confraterne Elleniche d'Italia, il Consolato Greco Onorario in Catania per la gentile concessione del patrocinio ai fini della diffusione scientifica delle attività inerenti al progetto. Si ringraziano ancora l'Università Dipartimento di Scienze Umanistiche, l'Università degli Studi di Catania, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, l'Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana.